In questo video stiamo per parlarti di un presidente che ha fatto molto parlare di sé a causa dei numerosi tentati omicidi di cui sarebbe stato l'oggetto. Non sai chi può essere? Beh, si tratta del presidente russo Vladimir Putin. Oggi stai per saperne di più sui diversi complotti che hanno riguardato il dirigente russo e per sapere come quest'ultimo vi è sfuggito ogni volta. Sei pronto a vivere un po' le disavventure del dirigente del Cremlino? Si parte! L'invasione dell'Ucraina dalla Russia è iniziata il 24 febbraio 2022 e le animosità tra i due paesi non hanno fatto altro che rinforzarsi a causa di questo conflitto che ha scosso il mondo intero. Tuttavia sembra che persino il presidente russo non sia risparmiato da questa guerra. Nel maggio scorso, ossia più di un anno dopo l'inizio del conflitto, l'Ucraina ha, secondo il Cremlino, tentato di assassinare il presidente Vladimir Putin tramite un drone. Il tentato omicidio si sarebbe svolto il 3 maggio 2023, a qualche giorno dalla parata militare del giorno della vittoria, celebrato il 9 maggio di ogni anno in Russia. Tra l'altro, dei video sono stati svelati e pubblicati sui social network russi per mostrare come l'Ucraina ha mirato il Cremlino con l'aiuto dei suoi presunti droni. In questi video possiamo vedere almeno un oggetto volare verso i luoghi in piena notte, poi esplodere appena sopra la cupola del Senato. Anche la presenza di frammenti di droni nell'impianto è stata evocata. Così per la Russia si trattava chiaramente di un tentato omicidio tramite drone contro Vladimir Putin, pianificato ma mancato dall'Ucraina. Ma cosa ne è davvero? Beh, lo ignoriamo. In ogni caso nessun danno è stato segnalato nel corso di questo incidente durante il quale il presidente russo non si trovava in quel luogo. Per quanto riguarda il governo di Zelensky, ha ovviamente negato qualsiasi responsabilità in questo caso. Vladimir Putin non è un presidente come gli altri quando si tratta della propria sicurezza. Hai sicuramente osservato che quando è in compagnia di generali o di dirigenti di altri paesi non esita a far sedere i suoi invitati più metri lontano da lui. Ma da dove viene questo comportamento che molti trovano strano? La spiegazione è molto semplice. Il dirigente russo teme così tanto per la sua vita che sarebbe diventato paranoico, secondo i termini utilizzati da alcuni. Questa paranoia Putin l'avrebbe sviluppata a causa dei molti tentati omicidi e dei molteplici complotti di cui sarebbe stato oggetto dall'inizio della sua carriera politica. Questo disturbo di cui soffre lo spingerebbe persino ad isolarsi nel suo bunker, secondo alcune fonti. Si racconta che solo le persone impegnate per proteggere il presidente russo sono autorizzate ad avvicinarsi abbastanza a lui, mentre altre fonti lasciano intendere che fa provare il suo cibo e testare l'acqua del suo bagno da una squadra speciale per paura di essere avvelenato o esposto a dei prodotti chimici. Tuttavia, la paranoia del presidente Putin avrebbe preso proporzioni smisurate durante il Covid-19 e sarebbe cresciuta ancora di più quando ha ordinato l'invasione dell'Ucraina. Dall'inizio della guerra tra la Russia e l'Ucraina, Putin soffrirebbe infatti di una paura patologica di essere ucciso. Come se non bastasse, sembra che molti ce l'abbiano col presidente, a giudicare dagli incidenti che si sono svolti dall'inizio del conflitto. Infatti, degli esplosivi sarebbero stati depositati sotto un ponte mentre il suo corteo doveva attraversarlo. Un tentativo di eliminare il presidente che il Servizio Federale di Protezione della Federazione Russa è riuscito tuttavia ad impedire. Ma se Vladimir Putin ne è uscito un'altra volta illeso, ciò non ha fatto altro che aumentare i suoi sospetti. Vladimir Putin ha effettuato molte visite di Stato dalla sua ascesa alla presidenza della Russia, eccetto che questi viaggi non sono stati tutti senza rischi. A titolo di esempio, la visita di Putin in Azerbaigian nel 2002 ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il presidente russo è stato infatti l'obiettivo di un tentato omicidio. L'autore del tentativo era un iracheno che avrebbe avuto dei legami con l'Afghanistan e con le forze ribelli cecene. Quest'ultimo non era tuttavia l'unico ad aver agito in questo caso. Aveva complottato con un'altra persona per uccidere Vladimir Putin. Ma è stato presto fermato con il suo complice dalle forze di sicurezza, che hanno avuto a conoscenza il complotto e che hanno quindi potuto salvare la vita del presidente russo. I due uomini sono stati condannati a 10 anni di carcere. Durante l'estate del 2000, mentre era stato appena eletto presidente di una delle più grandi potenze del mondo qualche mese prima, Vladimir Putin era già stato l'obiettivo di un tentato omicidio. L'incidente che ha fatto il giro dei media a quell'epoca si sarebbe svolto durante il vertice dei paesi dell'ex Unione Sovietica, che si era svolto nell'agosto 2000 a Yalta, in Crimea. Putin prendeva allora parte a questo vertice della comunità degli stati indipendenti al fianco dei dirigenti dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, del Kazakistan,
Tagikistan e Ucraina. Per la cronaca, questo evento si era svolto qualche giorno dopo il naufragio del sottomarino K-141 Kursk, che era affondato il 12 agosto 2000 nel mare di Barents, nell'Artico, con 118 uomini a bordo. Tuttavia, questa tragedia non ha impedito al presidente russo di recarsi a Yalta, in cui si era pianificato di eliminarlo. Ma come avrai indovinato, il tentato omicidio è stato infine sventato dai servizi di sicurezza ucraini. Un po' di tempo dopo, le persone che erano dietro a questo tentativo di omicidio, di cui 4 ceceni, sono state ovviamente arrestate. Decisamente Vladimir Putin è stato vittima di più tentati omicidi dalla sua elezione alla presidenza russa. Nel novembre 2002 un altro complotto con l'obiettivo di uccidere l'ex agente del KGB è stato sventato, questa volta su un'autostrada. Cos'è davvero successo e come Vladimir Putin è sfuggito a questo crimine? Beh, secondo le fonti che hanno citato questo nuovo tentato omicidio nei suoi confronti, il presidente russo aveva previsto di guidare lungo un'autostrada vicino al Cremlino, a Mosca. Il problema? 40 kg di esplosivo lungo questa strada sono stati scoperti. Ma chi c'era dietro al deposito di tutti questi esplosivi e soprattutto chi voleva uccidere Putin? Nessuno lo sa. Invece il dito è stato puntato contro un gruppo di persone che sosteneva di installare nuovi cartelli in questa strada. Per quanto riguarda gli apparecchi che erano pronti ad esplodere, successivamente sono misteriosamente scomparsi. Questo caso resta tuttavia avvolto da misteri perché ad oggi i responsabili rifiutano di parlarne. Peggio ancora, negano persino che un tale incidente sia potuto accadere, a tal punto che alcune persone non credono davvero a questo caso. Quindi si ignora cosa ne è, ma se Vladimir Putin è stato davvero l'obiettivo di un tentato omicidio con esplosivi su un'autostrada, allora possiamo dire che è un'altra volta sfuggito alla morte in modo quasi miracoloso. Può succedere che altri paesi, al di fuori della Russia, recitino un ruolo importante nel salvataggio della vita del dirigente russo. Nell'ottobre 2003, un complotto che mirava Vladimir Putin è stato peraltro sventato dalla polizia britannica. Due uomini di origine russa, che avrebbero complottato per uccidere il presidente Putin, sono stati infatti arrestati dalla polizia antiterrorismo britannica a Londra. I due uomini, i quali sarebbero degli agenti dell'intelligence disertori, avrebbero elaborato un piano secondo il quale il presidente russo sarebbe stato ucciso da un cecchino durante un viaggio all'estero. Un portavoce ha dichiarato successivamente che i due uomini, di 40 e 36 anni, erano stati arrestati il 12 ottobre a Londra. Secondo l'ex agente dei servizi segreti russi Alexander Litvinenko, il quale aveva fatto defezione in Gran Bretagna qualche anno prima, i due uomini tentavano persino di assumere dei russi esiliati in Gran Bretagna nel complotto di omicidio che mirava Vladimir Putin. Comunque sia, i due agenti sono stati infine detenuti ed interrogati per qualche giorno da degli agenti del ramo antiterrorismo SO-13 di Scotland Yard. Tuttavia, si ignora se siano stati inviati in Russia o meno in seguito a questo caso. È risaputo, Putin ha molti nemici in tutto il mondo. Nel febbraio 2012, l'ex agente del KGB, il quale era allora primo ministro, è stato così l'obiettivo di un complotto condotto da un gruppo di ribelli ceceni, secondo i servizi di sicurezza russi. Questo attacco, la cui mente presunta era quella dell'uomo di nome Adam Osmaiev, sarebbe stato previsto appena dopo le elezioni presidenziali russe del 4 marzo 2012. Si racconta che un gruppo di persone avrebbe fatto il viaggio dagli Emirati Arabi Uniti all'Ucraina, passando dalla Turchia, con le istruzioni del ribelle ceceno Doka Umarov, il capo del movimento islamista separatista russo e leader della ribellione islamista nel Caucaso. Tuttavia, il piano ha avuto qualche inconveniente all'inizio, visto che la trappola esplosiva che sarebbe servita per l'attacco contro Vladimir Putin è esplosa il 4 gennaio 2012, in modo accidentale, in un appartamento a Odessa, porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo uno dei membri del gruppo e ferendone un altro. Quest'ultimo, un kazako di nome Ilya Pianzin, è stato arrestato in seguito a questa esplosione e poi condannato a 10 anni di carcere. Adam Osmaiev, il quale aveva, si racconta, studiato nei minimi dettagli gli spostamenti del presidente russo a Mosca e formato i suoi complici, è stato anche lui arrestato. È comparso in televisione con più contusioni al viso e ha persino rivelato l'esistenza di esplosivi nascosti vicino al viale Kutuzovsky, al centro della capitale, regolarmente percorso dal corteo di auto di Vladimir Putin. Ma il tentato omicidio dei ribelli ceceni nei confronti di Putin è stato sventato dai servizi di sicurezza russi e ucraini. E la vita del presidente russo, ancora una volta, è stata risparmiata. Bisogna tuttavia tornare indietro nella storia per capire un po' ciò che si sarebbe nascosto dietro a questo tentato omicidio che avrebbe pianificato Adam Osmaiev, Ilya Pianzin, così come i loro altri complici. La seconda guerra di Cecenia era scoppiata tra l'esercito federale russo e gli indipendentisti ceceni il 26 agosto 1999. Però questa guerra aveva assicurato l'arrivo al potere di Vladimir Putin. Era abbastanza per far reagire i ribelli ceceni? Sembrerebbe di sì.
Di tentati omicidi Putin ne avrebbe avuti parecchi dalla sua ascesa al potere il 31 dicembre 1999. Se si crede però ad alcune fonti, alcuni di questi tentati omicidi sono rimasti segreti, visto che non sono mai stati resi pubblici. Ma torniamo all'epoca attuale. Nel corso di questo periodo di guerra che oppone la Russia all'Ucraina, sembrerebbe che il dirigente russo continui ad essere l'obiettivo di complotti di omicidio. Nel settembre 2022, ossia qualche mese dopo l'invasione dell'Ucraina dalla Russia, Vladimir Putin si trovava a bordo della sua limousine che attraversava Mosca, ma nel corso del viaggio il veicolo ha subito una forte detonazione a livello della ruota anteriore sinistra, seguita da un fumo spesso, cosa che ha immediatamente fatto pensare a un nuovo attacco mirante Putin, questa volta forse con bomba. Questo incidente ha peraltro portato una serie di arresti effettuati dal suo servizio di sicurezza. Le informazioni sugli spostamenti del presidente Putin sono un segreto di Pulcinella, però questo segreto non sarebbe stato ben custodito. Il dirigente russo è tornato successivamente alla sua residenza ufficiale in un'auto blindata. Ancora una volta Putin è sfuggito alla morte e ancora una volta questo nuovo tentativo è venuto ad accentuare il suo timore di perdere la vita in un complotto, cosa che lo ha costretto a rinforzare la sua sicurezza, specialmente circondandosi di una squadra di cecchini. Ora dici nei commenti cosa ne pensi di tutti questi tentati omicidi di cui Vladimir Putin sarebbe stato l'oggetto. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!